Si avvicinava la mezzanotte di sabato 29 marzo 2008. Nell'atrio del London Building, un condominio nel quartiere Villa Guilherme di San Paolo in Brasile, il portiere si stava preparando per un'altra lunga e noiosa nottata. Essendo il quartiere quasi interamente residenziale, dopo il tramonto diventava estremamente silenzioso e tranquillo. L'uomo stava cercando modi per ammazzare il tempo, quando sentì un rumore sordo provenire dall'esterno dell'edificio. Chiedendosi cosa potesse aver causato il rumore, lasciò la guardiola e uscì per indagare. Aveva fatto solo pochi passi quando si fermò scioccato, vedendo ai suoi piedi la causa del trambusto. Adagiato sull'erba in giardino, direttamente sotto le finestre su quel lato dell'edificio, c'era il corpo senza vita di una bambina. Nel frattempo, uno dei residenti, svegliato dal rumore, era uscito sul balcone. Vedendo la bambina nel giardino sottostante, contattò immediatamente l'autorità. Pochi istanti dopo, il padre della piccola uscì dall'edificio correndo e andò ad inginocchiarsi accanto a sua figlia, premendo le orecchie contro il petto per sentire se respirasse ancora. Non appena i soccorsi arrivarono sul posto, si resero conto che la bimba era ancora viva, ma stava andando in arresto cardiaco, e iniziarono subito a eseguire misure salvavita che si protrassero per diversi minuti, prima che fosse caricata su un'ambulanza e portata d'urgenza in ospedale. Sfortunatamente il suo corpo aveva già sofferto troppo e morì durante il viaggio. La vittima fu presto identificata come Isabella Nardoni, 5 anni. Era nata nel 2002 da suo padre Alexandre e dalla sua ex fidanzata Ana Carolina de Oliveira, 17enne all'epoca. I due si erano conosciuti a scuola e frequentati per 3 anni prima che lei rimanesse inaspettatamente incinta. Dopo la nascita di Isabella, i due avevano pensato per un attimo alla possibilità di andare a vivere insieme. Ma all'epoca il rapporto stava già iniziando a deteriorarsi. Inoltre Alexandre, essendo uno studente, era ancora economicamente dipendente dal padre. Così Anna Carolina decise di rimanere a vivere dai suoi con la bambina. La coppia si separò definitivamente qualche mese dopo, quando Alexandre fu sorpreso a tradire Anna Carolina con una delle sue colleghe di giurisprudenza, e i due concordarono un programma di custodia che vedeva Isabella trascorrere 2 fine settimana al mese con il padre. Nei successivi 5 anni, Alexandre aveva sposato la sua ex collega, la 24enne Anna Carolina Jatobà, e negli ultimi 3 anni la famiglia si era allargata con l'arrivo di 2 bambini. Sabato 29 marzo era uno dei giorni che Isabella doveva trascorrere con il papà, e in quell'occasione la famiglia aveva deciso di andare a far visita ai genitori di Anna Carolina nella vicina città di Guarulhos. Erano appena tornati a casa quella sera tardi quando accadde qualcosa di terribile, che portò la bambina a cadere dal sesto piano dell'edificio e a perdere la vita. Il giorno dopo la morte di Isabella, i coniugi Nardoni furono accompagnati alla stazione di polizia locale per essere interrogati su quanto appena accaduto. Alexandre disse agli investigatori che, quando erano giunti a casa, i 3 figli stavano già dormendo, per cui aveva lasciato la macchina nel parcheggio, preso in braccio Isabella ed era salito al loro appartamento, dove l'aveva messa a letto prima di ridiscendere ad aiutare la moglie con i figli. Una volta tornati al sesto piano, solo 5-10 minuti dopo, avevano visto che la porta dell'appartamento che Alexandre aveva chiuso a chiave era aperta. Preoccupato, l'uomo si era precipitato nella stanza della figlia, scoprendo con orrore che la bambina non era più nel suo letto. Iniziando a temere il peggio, si era poi spostato nella stanza dei bambini. Lì aveva notato che qualcuno aveva fatto un buco nella rete di sicurezza che copriva la finestra. Così si era avvicinato e aveva infilato la testa nel buco per poter vedere il suolo sottostante. Fu allora che notò la sua amata bambina sdraiata immobile sull'erba. Quando fu interrogata poche ore dopo, Anna Carolina confermò il racconto del marito, secondo cui qualcuno era entrato in casa mentre Alexandre la stava aiutando con i bambini e aveva gettato Isabella dalla finestra. Mentre le autorità l'interrogavano, gli investigatori sul posto avevano iniziato a raccogliere prove, confermando ben presto che si trattava effettivamente di omicidio. Utilizzando una bambola di dimensioni reali per simulare la caduta, furono in grado di stabilire che se fosse stato un incidente, sarebbe probabilmente caduta più vicino alla base dell'edificio, e se si fosse buttata, sarebbe atterrata più lontano. Invece, la posizione in cui fu rinvenuto il corpo era coerente con l'ipotesi che qualcuno l'avesse lanciata giù apposta. Ulteriori prove furono raccolte nell'appartamento e nell'auto di Alexandre, dove la scientifica trovò tracce di sangue. Mentre nella stanza da cui era stata gettata Isabella, scoprirono che qualcuno aveva lasciato un'impronta sul letto direttamente sotto la finestra.
Per quanto riguarda le affermazioni di Alexandra e Anna, secondo cui qualcuno era entrato in casa, le autorità non furono in grado di trovare alcun segno di effrazione. Inoltre, nonostante avessero perquisito l'edificio da cima a fondo e passato a setacce video di sorveglianza, non era stata individuata alcuna traccia che indicasse che qualcuno potesse essere entrato illegalmente nella proprietà. Delle sempre più numerose prove raccolte dalla polizia, fu forse l'autopsia a rivelare gli elementi più cruciali. Esaminando il corpo di Isabella, il medico legale determinò che la morte della bambina non era avvenuta per via della caduta, bensì per asfissia, verificatasi prima che fosse lasciata cadere dall'appartamento. Oltre a una frattura all'anca causata dalla caduta, il corpo mostrava un'altra frattura al polso destro e un taglio sulla fronte, entrambi ritenuti non dovuti all'impatto. Inoltre, la sua lingua era gonfia e le unghie avevano assunto un colore violaceo, e c'erano chiazze sui polmoni e sul cuore, tutti segni rivelatori di un soffocamento. L'ipotesi era che chiunque avesse commesso l'omicidio avesse soffocato e forse picchiato la bambina, provocandole così la frattura al polso, prima di lasciarla cadere dalla finestra. Sulla base delle prove raccolte, benché in gran parte circostanziali, e sulla testimonianza della mamma di Isabella, Alexandra e Anna Carolina furono temporaneamente arrestati il 2 aprile. L'arresto sconvolse le persone vicine alla famiglia, poiché Alexandra era conosciuto come un padre meraviglioso, che amava sua figlia incondizionatamente. Il nonno di Isabella disse nel giorno del funerale: «Isabella amava i suoi genitori, non ci sono spiegazioni per l'accaduto». Alcuni, però, tra cui vicini di casa ed ex compagni di università della coppia, dipinsero un quadro ben diverso, affermando che il rapporto tra marito e moglie era sempre stato precario e caratterizzato da continui ed aspri litigi, dovuti soprattutto all'astio della donna nei confronti della madre di Isabella e della bambina stessa. Pare che la situazione con Anna Carolina fosse così grave che i familiari di Alexandre non si fidavano di lasciare Isabella sola con lei, al punto che ogni volta che il padre non era in casa, nei giorni che la bambina trascorreva con loro, sua sorella veniva e restava fino al suo ritorno. Una vicina ricordò che la madre di Alexandre le aveva detto che Anna Carolina era pazza e non doveva essere lasciata con la figliastra. Oltre a tutto ciò, dagli atti di polizia emerse che Anna Carolina aveva sporto due denunce, nel 2004 e nel 2005, nelle quali accusava Alexandre di averla aggredita per futili motivi. Il giorno successivo al primo arresto della coppia, i coniugi pubblicarono lettere scritte di loro pugno in cui negavano di avere a che fare con la morte di Isabella e ribadivano quanto l'amassero. Alexandre scrisse: «Isabella era il mio tesoro. Ho altri figli, ma lei era la principessa della casa». Allo stesso modo, Anna Carolina dichiarò: «So che la parola matrigna può suonare sgradevole ad alcune persone, ma per Isa ero zia Carol. L'amavo come ami i miei figli». Dopo alcuni giorni di detenzione, l'11 aprile, il legale della coppia riuscì a farli scarcerare, sulla base del fatto che non era stata ancora presentata alcuna accusa formale. Nel frattempo, il caso stava ricevendo un'attenzione enorme da parte della stampa e del pubblico in generale in tutto il Brasile, con quest'ultimo chiaramente schierato contro la coppia. Concluse le indagini, il 6 maggio il pubblico ministero accusò ufficialmente Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobà di omicidio colposo, definendole entrambi responsabili dell'omicidio. I due furono anche accusati di frode processuale poiché, secondo l'accusa, avrebbero agito per occultare il loro operato pulendo l'abitazione, alterando così la scena del delitto. Dopo la presentazione di queste accuse, i coniugi furono nuovamente arrestati, dando così il via a un processo che sarebbe durato 2 anni. Nel corso dei lunghi mesi di testimonianze emersero molti elementi che avevano contribuito a far incriminare gli indagati. Secondo gli esperti che si erano occupati del caso, le tracce di sangue rinvenute in casa e nell'auto corrispondevano a quello di Isabella. Inoltre, frammenti dello stesso materiale di cui era fatta la rete di sicurezza erano stati rinvenuti sui vestiti che Alexandra indossava nel giorno in cui sua figlia morì e su un paio di forbici trovate nell'appartamento. Inoltre, l'impronta lasciata sulle lenzuola nella camera combaciava con le scarpe indossate dall'uomo. Gli inquirenti, infine, avevano tentato di ricostruire l'intera vicenda, considerando che il GPS dell'auto di Alexandre era stato spento alle 23.36 e la prima richiesta di soccorso era stata inoltrata alle 23.49. La polizia stimò che Isabella fosse stata lasciata in casa da sola solo per circa 5 di quei 13 minuti e ritenne altamente improbabile che, in un lasso di tempo così breve, un intruso avesse potuto forzare la porta, soffocare la bambina fino a farle perdere i sensi, tagliare un buco nella rete della finestra e lasciarla cadere,
prima di svanire senza lasciare traccia. Invece, secondo la loro ricostruzione, era stata Anna Carolina, per gelosia, a picchiare e soffocare la bambina. L'aggressione era probabilmente iniziata in macchina per poi proseguire nell'appartamento, da dove Alexandre l'aveva lasciata cadere affinché sembrasse opera di qualcun altro. A sostegno di questa tesi c'era anche il fatto che Isabella non era caduta dalla stanza in cui dormiva, ma dalla vicina stanza dei fratelli. Questo perché il suolo sotto la sua finestra era una pavimentazione in cemento. Dunque, se fosse atterrata lì, il suo corpo sarebbe stato danneggiato molto più gravemente. Il che era coerente con l'idea che chiunque avesse commesso il crimine stesse solo cercando di sviare gli investigatori e non volesse che il corpo della bambina venisse completamente distrutto. Oltre alle prove presentate dal pubblico ministero, altre testimonianze additavano i genitori come artefici del crimine. Alcuni vicini affermarono che, in quei momenti fatali, avrebbero sentito un bambino urlare qualcosa del tipo «Fermati papà, fermati!». Un altro residente racconta di aver parlato brevemente con il primogenito della coppia, il piccolo Pietro di 3 anni, che singhiozzava in giardino la notte della tragedia. L'uomo aveva chiesto al bambino se nell'appartamento fosse entrato qualcun altro, al che il piccolo aveva risposto di no. Tuttavia, le prove fornite da queste testimonianze erano tutte circostanziali o non dimostrabili. Tra le tante giornate di processo, quella del 22 marzo 2010 si rivelò una delle più intense, quando la madre di Isabella salì sul banco dei testimoni per parlare alla giuria della sua bambina, che descrisse come una bimba gioiosa, estroversa, che amava inondare gli altri di felicità. Con gli occhi rossi dal pianto, Anna Carolina raccontò dell'amore di Isabella per la danza e di come il suo sogno di diventare una ballerina fosse stato tragicamente interrotto. Nella sua testimonianza rivelò anche dettagli della sua relazione con Alexandre, affermando che a volte l'uomo era violento. In un'occasione aveva persino minacciato di uccidere lei e sua madre e fuggire con Isabella, per una questione banale riguardante l'iscrizione della figlia in una scuola. Nonostante il gran numero di indizi che puntavano i due imputati, il processo fu estremamente controverso, poiché l'accusa basò il proprio caso principalmente su prove circostanziali, e perché alcune contraddizioni nei racconti dei testimoni avevano portato alcuni a ritenere che i coniugi Nardoni fossero stati incastrati. Ad esempio, uno dei principali elementi di discussione all'inizio era stato il fatto che un operaio edile, che viveva nel retro dell'edificio, aveva detto ai giornalisti che nella notte dell'omicidio aveva visto qualcuno intrufolarsi nella proprietà. Tuttavia, quando testimoniò al processo, negò tutto. Alla fine, il 27 marzo 2010, la giuria ritenne entrambi gli imputati colpevoli dell'omicidio di Isabella. Anna Carolina Jatobà fu condannata a 26 anni e 8 mesi di reclusione, mentre ad Alexandre Nardoni furono dati 31 anni e un mese. Contro l'uomo pesava il fatto che fosse il padre della vittima. Inoltre, i due furono condannati per frode processuale, per aver manomesso le prove, a 8 mesi di reclusione, entrambe le condanne da scontare contemporaneamente. Anni dopo, nel 2014, una dipendente del sistema penitenziario di San Paolo, che aveva lavorato nello stesso carcere in cui era detenuta Anna Carolina, si fece avanti con l'accusa che l'avvocato Antonio Nardoni, il padre di Alexandre, potesse essere coinvolto nell'omicidio. La donna sostenne di aver sentito Anna Carolina parlare di come si fossero svolti i fatti e dire che, una volta arrivati all'appartamento, pensavano che Isabella fosse già morta dopo essere stata aggredita in macchina. Fu allora che la donna chiamò il padre di suo marito, un avvocato, che avrebbe detto loro di inscenare un incidente per evitare di essere arrestati. Poi ebbero l'idea di gettare la bimba dalla finestra, cosa che Alexandre accettò di fare solo perché credeva che fosse effettivamente morta, per poi rimanere devastato e sconvolto quando scese e si rese conto che la bambina era ancora viva. Tuttavia, Antonio Nardoni negò il suo coinvolgimento e non fu mai indagato dalle autorità. Questo era il caso di Isabella Nardoni. Grazie per l'attenzione.